Nei panni di giovani scienziati viaggeremo per l'Europa del XVIII secolo, visitando città, università e luoghi mistici. Scopriamo come si gioca a Newton. Ciao ragazzi, io sono Miss Meeple. Sul mio canale troverete consigli e tutorial sul mondo dei giochi da tavolo, per grandi e piccini. Newton è un gioco di Simone Luciani e Nestore Mangone, edito da Cranio Creations. Si può giocare da 1 a 4 giocatori e la durata indicativa massima è di 90 minuti. Vediamo subito come si gioca, ma se volete passare direttamente ai pro e ai contro e alle mie impressioni, ci sono i link di navigazione nella descrizione. Posizionate la mappa e i tracciati al centro del tavolo. Le università, le città e i luoghi antichi vanno posizionati casualmente sulle rispettive sagome. La stessa cosa va fatta con le tessere invenzione e specializzazione presenti solo sulla plancia tracciati e con le tessere obiettivo e con i gettoni bonus presenti sia sulla plancia tracciati che sulla mappa. Non posizionate gettoni sugli slot con indicato un numero di giocatori superiore al vostro. Piazzate le tessere medicina sulla mappa e le tessere rendita e potenziamento divise per tipo sulla plancia tracciati. Create una riserva di pozioni e monete. Create tre mazzetti di carte azione di livello 1, 2 e 3 e scoprite le prime tre per ogni livello. Ogni giocatore riceve una plancia, 12 segnalini libreria da dividere in 4 pile da 3, 12 cubi viaggio da posizionare sulle relative sagome, le 6 carte azione iniziali del suo colore, 5 meeple del suo colore, di cui uno sarà lo scienziato e va posizionato a Basel. Gli altri 4 saranno studenti. Uno va alla base della plancia tracciati, gli altri accanto a questa plancia. Dei due segnalini del proprio colore, uno va sullo zero del segnapunti, l'altro all'inizio del tracciato lavoro. Ognuno riceve 2 monete e 4 carte maestro. Queste ultime, in partite più avanzate, potranno essere distribuite tramite draft. La partita si svolge in 6 round, ognuno diviso in fase azioni e fase di fine round. Nella fase azioni i giocatori svolgono un totale di 5 turni, uno dopo l'altro in senso orario. Nel proprio turno bisogna obbligatoriamente giocare una carta dalla propria mano sulla propria scrivania, da sinistra a destra. Le carte riportano un'azione in basso e un eventuale effetto speciale in alto. Questi due si possono attivare nell'ordine preferito, o si può decidere di non attivarne nessuno. Ma una carta va sempre posizionata sulla scrivania ad ogni turno. Quando si attiva un'azione base, il suo valore è pari al numero di simboli relativi a quell'azione visibili sulla propria scrivania, sommando le carte giocate nel round in corso, gli eventuali potenziamenti acquisiti e le carte posizionate sotto la scrivania. In questo caso si può svolgere un'azione di viaggio di valore 3. Si può sempre decidere di svolgere un'azione di livello inferiore a quello raggiunto. Le azioni possibili sono le seguenti. Con l'azione lavoro si avanza il proprio segnalino sul relativo tracciato di tanti passi pari o inferiori al valore dell'azione. Per ogni passo si ottiene una moneta. Se ci si trova alla fine del tracciato, si possono comunque guadagnare monete pari al valore dell'azione senza muovere il segnalino. Se ci si ferma esattamente su una tessera speciale, se ne ottengono i benefici. Le tessere invenzione danno punti, bonus o azioni extra da svolgere immediatamente. Le tessere specializzazione danno il tassello potenziamento disegnato da aggiungere in maniera permanente alla propria scrivania. In questo modo, quando si svolgerà l'azione raffigurata, si potrà contare anche questo simbolo per aumentarne il valore di più 1. Gli spazi maestro permettono di giocare una carta maestro di fronte a sé. Le carte maestro danno bonus permanenti oppure azioni extra da svolgere immediatamente, riconoscibili dal simbolo fulmine. Per entrare nell'ultimo spazio obiettivo, e in generale in tutti gli spazi obiettivo, è necessario soddisfare i requisiti disegnati, ovvero avere visibili sulla propria scrivania in quel momento i libri disegnati, sulle carte giocate o su una carta maestro giocata in precedenza. L'azione sperimentazione vi permette di spostare lo studente sui tracciati di un numero di passi pari o inferiore al valore dell'azione. I tracciati si diramano in molte direzioni. Una volta scelta una diramazione, gli studenti non possono più tornare indietro, si muovono solo in avanti. Con una sola azione si può spostare un unico studente. Se uno studente passa sopra un gettone, lo preleva e ottiene il bonus indicato. Per attivare gli altri spazi speciali, bisogna invece terminare il movimento su quegli spazi. Ad inizio partita, un solo studente è pronto all'inizio dei tracciati.
Bisognerà sbloccare gli altri studenti ottenendo questi bonus oppure pagando 5 monete come vedremo. Con l'azione viaggio si può muovere il proprio scienziato sulla mappa di tanti passi pari o inferiori al valore dell'azione. Se è indicato un costo in monete vanno pagate immediatamente. Se si attraversa un gettone bonus lo si preleva e risolve subito. Quando ci si ferma in una città, un'università, un luogo antico o uno spazio maestro, ci si posiziona sopra un proprio cubo viaggio, prelevato dalla propria plancia dall'alto in basso. A partire dal nono cubo in poi si ottengono i punti indicati nel momento del posizionamento. Su ogni luogo si può posizionare un solo cubo per ogni colore, più scienziati possono sostare sullo stesso luogo. Quando ci si ferma in una delle due città della medicina, oltre a posizionare il cubo, si ottiene una tessera medicina da posizionare in plancia, con il lato da un punto rivolto in alto. Ciò significa che ad ogni fine round si otterrà un punto. Se si riesce a posizionare un cubo anche sulla seconda città della medicina, si potrà voltare la tessera sul bonus da 3 punti. Con l'azione lezione si può prendere una sola nuova carta di valore pari o inferiore al valore dell'azione e aggiungerla alla propria mano. Le carte sono di valore 1, 2 o 3. Con l'azione studio si può posizionare un solo segnalino libreria prelevato dall'alto in basso sulla propria libreria. Questo spazio si considera già occupato. Questi rappresentano dei separatori di righe e colonne e non vanno coperti. In tutti gli altri spazi è disegnato il requisito per poter coprire lo spazio durante l'azione studio, ovvero aver visitato determinati luoghi o avere determinati libri visibili sulla scrivania o su una carta maestro giocata. Si può coprire uno slot del livello pari o inferiore al valore dell'azione. Quando si posiziona l'ultimo segnalino di una pila, si ottiene immediatamente il bonus indicato. Quando si completa una riga o colonna della libreria, si sblocca la rendita in punti vittoria indicata dalla freccia sotto la rispettiva riga o colonna, da ottenere a ogni fine round. Ogni volta che va soddisfatto un requisito, ricordate che potete sempre spendere una pozione per sostituire un tomo a scelta. E in particolare durante l'azione libreria, potete spendere 3 pozioni per ignorare completamente un requisito. La carta con il jolly può essere usata per effettuare un'azione base a scelta, di valore pari al numero di simboli visibili in plancia più 1, ovvero il jolly stesso. Una volta giocato il jolly non lo si può riconteggiare per svolgere una nuova azione. Allo stesso modo, se la carta jolly venisse posizionata sotto la scrivania, non verrebbe conteggiata. Inoltre, nel turno di un giocatore in qualsiasi momento si possono svolgere anche un numero qualsiasi di azioni veloci, ovvero pagare una moneta per scoprire 2 carte in più su una fila di carte azione, pagare 3 monete per comprare una pozione, oppure pagare 5 monete per reclutare uno studente da posizionare all'inizio della plancia dei tracciati. Tutte e 3 queste azioni sono ripetibili. Invece, solo una volta per turno è possibile pagare 2 monete per aumentare di 1 il valore dell'azione che state svolgendo grazie ad una carta azione giocata. Dopo che tutti i giocatori hanno giocato 5 carte, si passa alla fase di fine round. Ogni giocatore sceglie una delle carte azione che ha giocato e la inserisce sotto la scrivania, nel primo spazio libero da sinistra a destra, in modo da lasciare visibile solo il simbolo dell'azione. In questo modo gli eventuali effetti speciali non avranno più effetto, ma l'azione disegnata sarà d'ora in poi potenziata. Inoltre, riempire gli spazi sotto la scrivania funge da segna round. Quando si scarta la quinta carta, resta un ultimo round da giocare. Poi tutti i giocatori riprendono in mano le altre 4 carte e ottengono le eventuali rendite con il punto esclamativo, tra cui pozioni, monete, punti vittoria. Se sono stati riempiti tutti gli spazi rendita con tasselli acquisiti, se ne possono acquisire ulteriori solo sostituendo un tassello esistente. Tutte le carte azione disponibili vengono messe in fondo ai relativi mazzi e sostituite da 3 nuove per ogni livello. Il segnalino primo giocatore passa al giocatore successivo. Dopo la fase di fine round del sesto round termina la partita. Ai punti ottenuti durante la partita si sommano i punti delle tessere obiettivo raggiunte, i punti sulle carte maestro giocate. Chi ha più punti è il vincitore. Due sistemi di movimento, una valanga di tracciati, librerie, obiettivi, deck building. Questo Newton non se ne fa mancare una. Marroncino, 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 marroncino. L'alea sta a 0, il controllo è tutto. Newton,
Il gioco che non lascia nulla al caso. Va bene, scarto definitivamente questa carta. O forse mi conviene scartare questa. Anche se quella potrebbe servirmi, quindi forse è meglio questa. Sì, però poi magari me ne pento e allora magari questa... Sì, ha ordinato un'insalata di punti di antipasto. Eccola per lei in arrivo. Allora, i miei prossimi piani sono visitare la città numero 1, la città numero 4, passare per l'università e per il luogo misterioso, poi passare per la città della medicina a recuperare la rendita. Quindi mi servirebbero esattamente... il doppio del numero dei turni rimasti! Newton rappresenta perfettamente la vita di uno scienziato, in un continuo migliorarsi con i viaggi, lo studio e le scoperte. Anche le meccaniche di gioco riprendono questo concetto, con la parte di deck building che ci richiede di acquisire carte sempre migliori da giocare e con la scrivania che va costantemente arricchita di nuove tessere potenziamento e rendite sempre maggiori. Se a questo aggiungiamo una mappa su cui viaggiare liberamente, un tracciato con delle diramazioni chiuse, un ulteriore tracciato per ricevere monete, otteniamo un gioco in cui non si sa mai bene cosa fare perché le strade per la vittoria sono molteplici. Sicuramente è importante attivare al più presto delle rendite sulla scrivania e almeno arrivare a qualche obiettivo di fine partita, ma per il resto si può decidere su cosa focalizzarsi. Devo dire che personalmente trovo molto difficile fare punteggi alti, lo trovo un gioco molto stretto e molto breve, soprattutto se si considera che le azioni nei primi turni si svolgono di valore basso e quindi sono molto lente. Non c'è il tempo materiale per ottimizzare tutto, bisogna prendere esattamente il bonus che ci serve, il che implica avere in mente fin da subito la strategia da seguire, magari in base agli obiettivi che sono usciti in questa partita o ai maestri che ci sono capitati. In generale è un buon German solido che richiede molto ragionamento e delle scelte irrevocabili, come la decisione di scartare una carta dalla scrivania a fine round e quella di scegliere una diramazione piuttosto che un'altra sui tracciati. È un gioco piuttosto severo da questo punto di vista. Ho un po' di perplessità sulla gamma cromatica scelta e sulla leggibilità delle icone. Il marroncino diffuso rende tutto indistinguibile e, al contrario, sulla scrivania sono presenti colori troppo accesi che rendono difficile evidenziare righe e colonne. Fatemi sapere se lo avete provato e cosa ne pensate. Se vi piacciono i miei video e volete ricevere nuovi consigli sul mondo dei giochi da tavolo, iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanella per ricevere le notifiche. Alla prossima e buon gioco!